pornografia, la pornografia non sta diventando pericolosissima? Beh, la pornografia... Ripeto, non sono un bacchettone, non sono un moralista, cioè, ho paura allora, di questa roba. Allora, io la guardo dal mio lato, ripeto che la faccio come professione, non la vedo assolutamente pericolosa, perché insomma non penso di fare del male a nessuno. È la libertà di cui si se non a te stessa. Noi abbiamo anche sognato con Moana Pozzi, perché... qui è un'altra roba. Scusami Gian, se non a se stessa perché ci vuole un bello psichiatra per questa ragazza, perché mancano i valori ed è un tipo di professione che bisogna cercare di capire perché una ragazza brava, per bene, che ha un lavoro, deve scegliere. Non sono una bacchettona, sono antica se vuoi, sono matura, però ci sono dei disagi familiari, c'è dell'anaffettività, perché il sesso purtroppo non lo puoi fare con chiunque. Però è una professione. E non può essere una professione. Esiste da diverso tempo. Allora a questo punto anche un Rocco, anziché saltarlo come un eroe nazionale, solo perché uno è donna non può fare pornografia. No, perché poi se una donna è donna vera non la fa la pornografia, credimi. Ma è un mestiere abbastanza antico. Io credo, se non viene concepito come lavoro, pur essendo amico di Susanna da vario tempo, credo... cattivi valori e soprattutto mi dispiace, perché vuol dire che ci sono dei problemi di anaffettività. No, secondo me... Lei stessa, il rispetto di se stessa porta rispetto agli altri. Un po' di esibizionismo c'è. È il gioco, no? Vuol dire che non hai rispetto di te stessa. Scusami, puoi farne una professione, però io andrei da un bravo psichiatra e gli chiederei perché... Ma il problema è... Serio, devo andare a fare una schifezza con chi che non so chi sia, che diventa anche un lavoro difficile. Vedo eccetera, che Zecchi è un mancamento, è? Ma non si può. Vedo che Zecchi è un mancamento. È il mio professore universitario. Professore è pentito, però. Ma non esiste. No, però adesso. No, qui secondo me. Di se andiamo in un discorso. Un così, non esiste. Un discorso un po' vecchio. Un po' diverso è che ormai vengo attaccata giornalmente, ripeto, quasi mi scivola ormai perché. Non, sinceramente io non mi sento di fare del male per, di farmi del male perché nessuno mi costringe nessuno mi costringe quindi quando una donna non è costretta ma non c'entra niente non è costretta non penso che ci sia non credo che tutto venga con me però l'argomento è un altro cioè l'argomento è che Susanna dice no ci vorrebbe una psichiatra bravo perché secondo me qui il rischio che si deve ricorrere a questa figura professionale per far tornare alcuni ragazzi, alcuni malati di pornografia nel mondo reale. Questo è il discorso di fondo. Assolutamente. Cioè noi, a furia di incartarci in questo discorso che secondo me è vecchio, noi perdiamo di vista la gravità della situazione, non per i filmati che fanno loro. Cioè, professore... Non è pornografia, è deviazione verso qualcosa che non ha senso. Ma non è quella la deviazione, ragazzi.